È stato tanto tempo fa, sangue denso, era un bel periodo, non posso dire che non fosse, ma non mi posso ricordare esattamente come stavo, perché poi lo vedo da oggi, ma oggi vedo una cosa, allora forse è una cosa diversa, nel 95, nel 96. Chi lo sa quando sono andato al 101, forse era il 96. Sangue denso. Paolo Passerini. Stefano. Adriano. C'era un bel po' di personaggi. Ero ragazzino. Pensavo che sarebbero successe tante cose, che mi sarebbero successe. Forse ero io che non avevo le qualità, le capacità di attualizzare tante situazioni, non lo so. Sì, però mi do le botte in testa, io tante cose sono riuscito a farle, diciamo la verità. Solo che a un certo punto mi sono sentito male. E quindi non potevo aspettarmi di tornare a essere come quello di prima. Era un po' la mia idea che c'avevo prima. Intorno al 95. Pensavo di poter tornare a essere Ferdinand senza i problemi. Mo mi riscrivo alla scuola di computer. L'ho fatto. E per un mese è andato bene, poi dopo ho sbroccato. Tanto tutto si rimette, non ti preoccupare, ci sta Nepeta, ci sta lo psichiatra, tutto a posto, non è un problema, tutto si sistema. La situazione non è che non è. Mi è dispiaciuto poi che poi papà si è sentito male nel 96 e quello mi ha veramente buttato giù. Ma se non era papà, Ferdinand, poteva essere un'altra cosa. Potesse qualsiasi cosa, ero molto sensibile, ero molto vulnerabile. Questa vulnerabilità che non so se ce l'ho ancora, forse mi sono creato la corazza, che lo so. Forse sono riuscito a superare certe situazioni, ma non so se poi. Non lo so, non lo so, sinceramente non lo so. Poi dopo sono stato ricoverato. Sono stato ricoverato. Sono ingrassato. Nel 96 sono ingrassato, in modo sproporzionato. È un passato che non può essere di alcun aiuto per di oggi, perché è successo tanto tempo fa. Che va a fare? Oggi è domenica.